Com'è nata La bellezza del somaro? Sì, è una commedia e nasce da una riflessione naturalmente sull'oggi, sull'età, sulle relazioni, ma soprattutto sull'età, perché qual è il vero tabù oggi? Cioè, oggi si può essere veramente tutto, si può essere di colore, si può essere gay, si può essere tutto, e il vero tabù è legato proprio al fatto che invece non si può invecchiare. E da lì abbiamo cominciato a pensare, abbiamo pensato a questo personaggio, a questo alieno, no? Che poi è Iannacci nel film, questa ragazzina di 17 anni e mezzo, quasi 18, che porta a casa il suo nuovo fidanzato, appunto la famiglia, che è una famiglia riformista, una famiglia evoluta, una famiglia socialmente impegnata, e crede che sia una ragazzina di colore, e poi improvvisamente invece scopre che è un vecchio di 75 anni, e lì si sgretola tutta, come dire, tutte le loro sicurezze, tutte le loro, anche tutto il loro politically correct. In conferenza si è detto che è un Chekhov all'italiana, lei è d'accordo? Sì, credo che poi, come dire, sia io che Sergio abbiamo una lunga esperienza teatrale, no? Quello credo che poi nell'esperienza di uno scrittore poi risulti un po' tutto il suo percorso, e sicuramente il teatro si sente il vaudeville, si sente la malinconia, no? Perché Chekhov è un attore, come dire, considerato poi malinconico, però in realtà è anche pieno di vaudeville, no? Quindi insomma ci sono, come dire, personaggi sempre, come dire, che urlano. Rivendicano i loro desideri intimi, e c'è sempre questo scardinamento di situazioni, e questo è sempre accade sempre nella bellezza del somaro, naturalmente in termini di commedia, cioè ogni personaggio ha una sua rivendicazione, c'è questa generazione dei cinquantenni che è poi la generazione più fragile, una generazione un po' vanitosa, una generazione, e credo che sia interessante il fatto, come dire, che poi sono personaggi che hanno tutti diverse angoli per essere guardati, ecco, non sono personaggi tagliati con l'accetta, è un contesto assolutamente credibile, un po' esasperato, un po' più lucido, come deve essere la commedia, tutto un po' più bello, c'è questa casa in Toscana, che appunto è il Chianti Shire, no? In cui è tutto perfetto, le librerie, i libri, la pasta fatta in casa, le coperte di cashmere, insomma tutta una certa, come dire, calore da immaginario di campagna, e poi è proprio all'interno di questo contesto così bello, così caldo, avviene questo sgretolamento, insomma, perché questa ragazzina porta in casa il virus, perché in realtà il vecchio che lei porta in casa è il virus, e in realtà lui non fa niente, poi Iannacci è straordinario in questa sua essere in moto, no? È una sorta, poi non è, è veramente una persona, cioè, è un vecchio, c'è, cioè uno che ha la sua giacca di tweed, ha i suoi capelli bianchi, legge il suo libro, non ha minimamente come dire, una assetto da guru, da qualcuno che vuole insegnare qualcosa, no, è come Chats di Oltre il Giardino, sta là e gli altri si interrogano, gli altri, come dire, cercano verità che lui non ha nessuna intenzione di lui a un certo punto dice no, io non sono un maestro, quando Marina gli dirà ma lei è un maestro, no, non esistono più maestri, esistono soltanto esperti del settore, che mi sembra, come dire, anche un bel segno dei tempi, e poi sicuramente c'è tutto il problema psicanalitico del padre, no, della ricerca perenne del padre, che è un problema, come dice appunto Marcello Sergio Castellitto, tutto italiano, e quindi c'è questo rincore, quindi il tema è quello, il padre, l'assenza dei padri, le generazioni fruttanti, i vuoti esistenziali, i ragazzi che sembrano, come dire, fragili e sperduti, però in realtà poi alla fine sono forse i migliori, naturalmente, insomma la generazione un po', come dire, presa di mira è quella nostra, quella dei cinquantenni, quella insomma di quelli che dovrebbero essere, come dire, gli educatori, quelli che dovrebbero aver appreso una lezione e essere in grado di restituirla, ecco, è quello. Però poi sono tutti molto, alla fine molto simpatici, è una commedia, insomma. Io poi credo che sempre quando scrivo non cerco mai il significato, cerco sempre, come dire, se scrivo una commedia cerco la prima cosa è cercare un pretesto comico, qualche cosa che mi faccia ridere, però naturalmente c'è sempre un pensiero dietro, non puoi fare una cosa diversa da quello che tu sei.